Questa mattina alle prime luci dell'alba, personale della Digos ha eseguito 5 perquisizioni nei confronti di altrettanti supporter catanesi del cartello ultra estrema appartenenza della Curva Sud, 4 dei quali si sono resi responsabili del lancio, insieme ad altri soggetti ancora in corso di identificazione, di 10 petardi all'interno dello stadio Angelo Massimino durante la gara di campionato Catania-Foggia dello scorso 26 marzo. In quella circostanza, a seguito della deflagrazione, era rimasto ferito uno steward che, trasportato in ospedale, aveva riportato una ferita chirurgica non cicatrizzata con abrasione cutanea al fianco sinistro, mentre un altro petardo, dopo aver colpito accidentalmente una bandiera, era caduto esplodendo sugli spalti senza fortunatamente arrecare danno agli spettatori. I 4 ultra individuati a seguito della visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio Angelo Massimino sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per detenzione e lancio di materiale esplodente, lesioni ad incaricato di pubblico servizio perpetrati in occasione di manifestazioni sportive, sottoposti ad ASPO con obbligo di firma e sanzionati per diverse violazioni al regolamento, avendo esposto, tra le altre cose, senza autorizzazione, un vessillo con la scritta «Odiati e fieri».